il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buonasera a tutti, benvenuti a Libari Caffè. Anche questa sera New Style 2 e Gianca sono sul palcoscenico per la loro grande musica dal vivo, che precede una grande serata, la grande gara di The Imitation Game, con i concorrenti che vestiranno i panni dei loro idoli musicali. E quindi diamo il via alla serata, benvenuti a Libari Caffè, benvenuti a The Imitation Game. Ci hai fatto tenere il tempo, com'è andata? Ma abbastanza bene. Ti sembra di essere migliorata un pochino rispetto alle settimane precedenti oppure no? Ma diciamo di sì, dai, un po' più sciolta, sì. Vorrei far notare questa maglietta storica di Hanno ucciso l'uomo ragno, un album veramente indimenticabile, insomma, per tutti quelli della nostra generazione. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Poi oggi Max fa i 25 anni di carriera proprio. Ah, e allora lo festeggiamo, l'abbiamo festeggiato con lei. Tanti auguri, buon onomastico, buon anniversario di carriera Max Pezzali, salutiamolo, ciao Max. Ciao. Raccontami un po' perché hai scelto questo pezzo. Allora, ho scelto questo pezzo perché io ho lavorato in una radio privata per qualche anno da giovane. Era un pezzo che mi piaceva tantissimo perché parla di questo DJ che lavora nella radio. Allora, un pezzo che mi è sempre piaciuto molto per quello. In che radio lavoravi? Radio CBC, quella di Casteggio. Che anni erano? Più o meno 84-85. Chissà se qualcuno se lo ricorda, l'ho ascoltato, chi lo sa? Tu, dolcissimo amore, soltanto tu, presente a venire, tutto il mio mondo comincia da te e finisce con me. Nessuno, nemmeno nessuno ci può separare, perché questo mondo si
ancora qui la nostra Mina, che questa sera ho detto che era più sobria nell'abbigliamento, ma lei ci ha tenuto a specificarmi che Mina era vestita esattamente così. Esatto. Quando cantava Nessuno? Nessuno nel 61. 1961. E anche il taglio, vero? Il taglio era girato da questa parte, cotonato ovviamente, 3 kg di lacca. Certo, certo, e si sente la lacca, la riconosco. Grazie. Effettivamente. È la migliore, eh? È la migliore. Ci sta, non facciamo pubblicità. Non facciamola, però forse è quella più amata dalle donne. Sì, sì, sì. Ah, ok, ok, quella storica, diciamo. Storica. Quella storica. Allora, caro Marco, ti sei sbarbato, ma ho l'impressione che tu abbia dato ancora più importanza all'interpretazione. Sbaglio o corretto? È correttissimo. Adesso più si va avanti, più entro nel personaggio, anche se non ho la barba, però... Anche Marco Mengoni ogni tanto la barba se la farà, no? Spero di sì! Esatto, esatto, la cravatta, quindi comunque il look alla Marco Mengoni rimane, solo che un po' sbarbata. Sei stata bravissima, complimenti. Grazie mille. Eccola qua, è tornata, 2 settimane di assenza, ma è tornata alla grande, con un'interpretazione, una performance davvero incredibile. Complimenti. Cosa ti trasmette questa canzone e perché ti piace così tanto? Guarda, questa canzone l'ho conosciuta grazie alla mia migliore amica che adorava questa canzone, per cui a me piaceva Nia Martini, ma non l'aveva mai sentita questa. E, mi sono innamorata di questa canzone anche io, e per cui a me ricorda molto la mia migliore amica che è all'estero per lavoro, per cui sono molto contenta ad averla cantata. Le faccio avere il filmato. Vogliamo salutarla, così almeno quando ci vedrà potrà ascoltare il suo nome. Sì, ciao Marta, mi manchi tantissimo. Dov'è Marta? Dov'è? In quale parte del mondo? È a Doha. Costruendo tutto lo stadio, non so che cosa c'è lì, ci saranno i mondiali o qualcosa del genere, sta costruendo. Allora, cara Marta, guarda la tua amica, insomma, cosa combina Libari Caffè ad Imitation Game, grandi emozioni, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Cosa mi fai?
Al di là del fatto che hai fatto veramente una performance molto bella, complimenti. Ti trovi meglio nei panni di Claudio Baglioni o nei panni del modello? Ma nei panni del modello ero un po' agitato stasera, a dire la verità. Però nei panni di Baglioni non sarebbe male. Forse tutti e due, mi sono trovato anche bene. Sì, sì, tutti e due. Un Baglioni modello. È un Baglioni modello, sei un Baglioni modello. Tra il pubblico c'è anche tua figlia, l'hai commossa. Cosa significa per te vedere tua figlia, insomma, così commossa, così emozionata dopo averti ascoltato cantare? Mi stavo commuovendo anch'io. Per me è la gioia della mia vita, l'amore bello della mia vita. Quindi è giusto che questa canzone l'avessi dedicata a lei, perché per me è molto importante. Evviva, ci commuoviamo in tre, fantastico. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, crepi lupo, ciao. Tra pochissimo Jessica scoprirà il pubblico chi ha preferito. E c'è una rappresentante del pubblico che darà il suo voto. Questa signora si chiama Paola e sta per regalare 5 punti a quella che ritiene la migliore esibizione di questa sera. Paola vota Claudio Baglioni e quindi Biagio, 5 punti regalati dal pubblico. Ed ora è il momento di scegliere qual è stato il miglior travestimento. Jessica ha scelto Claudio Baglioni, Marco Mengoni. Tra pochissimo scopriremo a chi vanno i 5 punti. Vediamo un po' chi sceglie il pubblico. I 10 punti tra Claudio Baglioni e Marco Mengoni, chi assomiglia di più? Non posso dare 5 testi. Non si può. No! 10 punti a uno solo. Io vado a Mengoni. Marco Mengoni riceve 10 punti regalati dal pubblico. Complimenti alla nostra Natasha. I punteggi a chi vanno? 5 punti a Marco Mengoni. 5 punti a Marco Mengoni. 5 punti per? Mina Martini. Esatto. E i prossimi 5 punti sono per? Alberto. I prossimi 5 punti vengono assegnati a Biagio, ovvero? Claudio Baglioni. Jessica sta per raccontarci a chi vanno i prossimi 5 punti. È di nuovo Natasha, ovvero? Marco Mengoni. Esattamente. Ancora 5 punti per? Baglioni. E adesso i concorrenti stanno per scrivere il proprio punteggio. 5 punti per? Alberto. Natasha, ovvero Marco Mengoni, che sta per segnare il suo punteggio, che sono addirittura 20 punti. Claudio Baglioni. Bravo, esatto, e sono 15 punti per lui. Davanti al cartellone di The Imitation Game c'è ora Erika, che segna i suoi 5 punti. Con 20 punti vince è Marco Mengoni il vincitore di questa serata di The Imitation Game e quindi viene incoronata la nostra Natasha. Complimenti a Natasha, che ha colpito tutti anche senza barba.